penso che abbiamo fatto quello che potevamo fare. Magari mi dispiace il secondo gol, che la palla era chiusa e non siamo riusciti a chiuderla. Però poi come prestazione, ripeto, all'inizio la squadra si muoveva anche bene. Poi dopo il secondo gol c'era un po' più confusione, però è normale, abbiamo giocato con una squadra che ha vinto tanto, non solo in Italia, ma anche fuori. E quindi io posso dire solo che sono contento che abbiamo fatto meglio di Barcellona come risultato. Vabbè, la scelta di Brugman, a parte che l'abbiamo provato in settimana, poi non mi serviva più per costruire qualche cosa, io ho attaccanti che non ci riescono, nel senso che Ceri è abbastanza fermo, non gioca con la squadra e Bebe, come si è visto, è lo stesso, è più giocatore individuale, e invece Brugman può giocare con la squadra, c'ha i tempi. E oggi si è sacrificato anche tanto in fase difensiva, che ci serviva. Ma Muntari è il suo modo di giocare, lui gioca così da tanti anni, magari si giocava nel Milan, nell'Inter, questi falli non vengono ammoniti, ma con noi è normale, visto che è fallo da ammonizione, l'ha presa. Buonasera Zeman, pensa che questa Juve può prendere 4 gol a Barcellona o è un discorso già chiuso? Grazie. Io penso che è molto difficile, nel senso che PSG li poteva prendere anche se ha preso 3 gol a tempo scaduto, però la Juventus, specialmente fase difensiva con i giocatori che non c'erano oggi, penso che non ce lo permette. È normale che soffrirà. Della vittoria dell'Empoli a Firenze? È inaspettata, visto che gli ultimi tempi proprio non stavano bene, però a parte del calcio succedono anche risultati a sorpresa. Io spero che prossima settimana toccherà a noi a sorpresa. Salve, arrivederci.